Buonasera a tutti ragazzi, ben ritrovati sul mio canale, benvenuti in un nuovo video. Oggi vi vado a dare 5 consigli, 5 tips per riuscire a finire agevolmente Cult of the Lamb o comunque per evitare di fare alcuni errori che lo rendono sicuramente più complesso da finire. Concedetemi adesso 30 secondi per dirvi due cose precise. Primo, perché faccio questo video? Perché io ho trovato effettivamente Cult of the Lamb troppo facile a difficoltà normale. Questo è secondo me il maggior difetto del titolo, che poco si sposa con il genere rogue. E moltissime persone però ho letto che hanno avuto tantissime difficoltà a portare avanti Cult of the Lamb perché hanno situazioni disastrose col villaggio, muoiono di fame, i follower se ne vanno, nessuno ha fede, insomma l'hanno trovato parecchio difficile. Allora mi sono chiesto che consigli posso dare per aiutare queste persone che l'hanno trovato troppo difficile a completarlo, visto che a me è venuto troppo facile invece. Seconda cosa, mi scuso se non ci saranno effettivamente le clip che vanno effettivamente a farvi vedere ciò di cui io parlo, ma semplicemente non ho registrato il walkthrough della mia partita perché non era previsto di fare dei video su questo titolo, quindi l'avrei dovuto ricominciare e andare a vedere quei momenti specifici, alcuni anche nel finale, quindi l'avrei dovuto ricominciare da zero e rigiocarlo tutto per registrare soltanto le parti che mi interessavano. Insomma, era un casino, ma fidatevi di me che vi dirò tutto in maniera molto chiara, anche se non ci sono le immagini specifiche. Quindi partiamo subito. Allora, non vi darò consigli scontati come per esempio migliorate gli edifici, utilizzate i rituali, create le case per tutti, perché queste cose le do per scontate. Cerco di darvi alcuni consigli che invece potrebbero non essere scontati. Partiamo dal primo consiglio, ovvero aumentate il numero di follower pian piano e gradualmente. Questo cosa vuol dire? Che sapete bene che i livelli in Cult of the Lamb sono 4 principalmente e che per sbloccarli bisogna avere un certo numero di follower via via crescente o di seguaci, insomma. Ecco, evitate di arrivare subito a 10-15 follower perché non avete le risorse per badare a tutti quanti, per costruire letti per tutti, per cucinare per tutti, e questo vi porterà effettivamente ad avere molte difficoltà. Quindi aumentate il numero di follower gradualmente a quelli che vi servono per andare nel livello successivo, perché il gioco effettivamente vi porta ad andare in sovrannumero e dovete essere bravi voi ad evitarlo, quindi eventualmente evitate anche di prendere dei nuovi follower se non ne avete bisogno. Secondo consiglio, non perdete troppo tempo nella parte gestionale. Questo cosa vuol dire? Il gioco anche qui vi porta a perdere tempo nella parte gestionale, ad aspettare che arrivino le risorse per costruire un nuovo edificio, aspettare che arrivino altre risorse per costruire un nuovo edificio, nel frattempo potete sbloccare dei nuovi edifici, nel frattempo dovete fare il sermone e così via. Insomma, potreste rimanere senza fare delle run di combattimento per ore e ore nella gestione, ma questo non va bene perché nel frattempo invecchiano molto velocemente i vostri seguaci, che quindi poi a un certo punto muoiono, nel frattempo finite le risorse e non potete andare avanti. Quindi ciò che consiglio è di, nella parte gestionale, fare semplicemente quelle 2-3 cose pronte per essere affrontate, dopodiché buttarsi subito in un'altra run. E proprio a proposito di run, il terzo consiglio è di non fare run troppo lunghe. A un certo punto della partita sbloccherete la possibilità infatti di fare delle run molto più lunghe del normale, quindi andare avanti quasi all'infinito. Non fatelo, perché questa è una tentazione che si ha per acquisire altre risorse, sempre più risorse, ma in realtà quando tornerete al villaggio dopo delle run molto lunghe troverete una situazione disastrosa. Disertori, gente che appunto se ne vuole andare, che dice agli altri di andarsene, insomma fare run troppo lunghe non è troppo consigliabile, anche perché non porta chissà quali benefici, quindi fate run abbastanza brevi e andrà tutto per il meglio. Quarto consiglio che vi do è di non utilizzare quei cosi che si acquisiscono con completando i puzzle, insomma quelli che in inglese vengono chiamati fleeces, sarebbero dei mantelli, così li possiamo dire, delle pellicce. Ecco, effettivamente questi mantelli vengono presentati come dei potenziamenti, come degli oggetti che una volta acquistati, o meglio sbloccati, possono aiutare nelle run. In realtà non è così, anzi, soprattutto se volete fare una run abbastanza basica, abbastanza semplice, indossare questi mantelli vi renderanno la vita molto più complessa, perché a fronte di un beneficio che vi danno anche un malus, e spesso questo malus è molto importante e insomma rende la vita più difficile durante la run. Quindi il mio consiglio è di non utilizzarli se non magari nell'endgame, quando volete provare ad avere un po' di sfida in più. Il quinto e ultimo consiglio riguarda una fase
fondamentale del gioco, ovvero la fase finale, in cui a un certo punto, dopo aver sbloccato i 4, dopo aver finito i 4 livelli, vi si chiederà di arrivare a un certo numero di follower, che io, per non fare spoiler, non vi dico qual è. Probabilmente, se avete seguito i miei consigli, vi ritroverete un po' indietro come numero di follower e quindi inizierà la caccia ai follower per finire il gioco. Ecco, a questo punto quello che potete fare sono tre cose. Principalmente potete resuscitare dei follower che sono morti se avete sbloccato il rituale relativo, cosa che io non ho fatto, per esempio. Secondo aspetto, potreste mandare tramite l'edificio dei missionari i vostri follower già acquisiti a trovarne degli altri, ma sono delle missioni spesso complicate che potrebbero portare alla morte i vostri attuali follower, quindi io non lo consiglio troppo. Ultima soluzione che consiglio invece è di acquistare il follower che si trova davanti agli ingressi dei vari livelli. Solitamente c'è sempre il ragno là, il follower intrappolato nella ragnatela, che potete acquistare, iniziare la run, dopodiché subito ci sarà, quasi sempre subito, c'è una stanza in cui potete liberare e quindi acquisire un nuovo seguace e tornare immediatamente tramite il teletrasporto che ci riporta alla base, liberare e ritornare subito all'accampamento. In questo modo avrete acquisito in maniera molto veloce due follower e nel frattempo avrete evitato che vadano molto ad invecchiare quelli che già avete, perché se voi fate delle run troppo lunghe per acquisire nuovi follower, nel frattempo tornate e ne sono morti degli altri, non arrivate mai a quel numero che vi serve per finire il gioco. Io come sempre vi invito a farmi sapere in un commento cosa ne pensate, se anche voi lo state trovando parecchio difficile o se come me pensate che sia un gioco forse anche troppo facile. Fatemelo sapere in un commento, fatemi sapere anche se questi consigli vi sono stati utili. Io come sempre vi invito a lasciare un like e iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto. Seguitemi anche su Instagram per rimanere aggiornati su tutti i miei contenuti. Vi ringrazio per l'attenzione e vi do appuntamento ad un prossimo video. Un saluto a tutti ragazzi, ciao!